Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e benvenuti in questo nuovo episodio di Mind Test Ita, che la scorsa settimana è mancato, ma questa settimana mi sono impegnato per cercare di fare delle cose che si fanno, cioè registrare i video. E quindi rieccoci qui. Nonostante io debba studiare come un pazzo scatenato, sclerato, perché sta laggando tu? Mi hai sparato delle laggate strane. E non mi piacciono le laggate strane, e credo neanche a voi. Allora, vado subito qui dove il nostro caro commentatore video mi ha consigliato di mettere magari degli slab in piedi qua per far finire il muro. E non ho capito bene cosa intendesse, ma adesso ci proviamo. Probabilmente lui intendeva qualcosa tipo degli slab in piedi, ma in piedi tipo come? Adesso vediamo. Intanto dovremmo avere il crebbio là sotto, dovrò sostituire il pavimento. Il cacciavite. Perché vado sempre nello zainetto 2 quando so che è nello zainetto 1? Eccolo qua, il Sonic Screwdriver. No, non è Sonic questo, però non è neanche Super Mario, insomma. Allora, in piedi non so se intendesse una cosa tipo. No, ok. Tipo così. Intendevi tipo così? O tipo così? Forse intendeva così? No, oddio. Ok, chissà come mai non posso mettere quello che voglio mettere. Per esempio, qua vuole un blocco intero. Comunque non ho capito bene. Io sto provando a fare delle cose. Tu, commentatore video, mi dici poi che cosa era quello che tu stavi pensando. Tipo così? In piedi così? Tipo, non lo so, che poi fai così e poi metti così e poi. È una papera! No, non è vero. Proprio per niente. Però, boh, è molto carino. Cioè, è una cosa troppo innovativa. Che tu devi, tipo, rompere le linee degli schemi. Non lo so, non ho capito niente. Vabbè, per ora lo lascio così. Tu poi mi dici, allora, caso 1. In piedi intendevi così. Caso 2 in piedi intendevi così. Ma secondo me in piedi intendeva proprio. No! Ok, in piedi intendeva proprio così. Cioè che finisse tipo mezzo blocco. L'unica cosa è che avendoci messo il quadro qua dietro, rimarrebbe sospeso, parzialmente sospeso. Vi spiego. Togliamo questo, seppure fosse bellissimo e mi mancherà tantissimo. Se mettiamo dei blocchetti in piedi in quel modo piedoso. A parte che stonano abbastanza. No, non è vero che stonano abbastanza. Fa abbastanza da fine di muro, effettivamente. Fine di parete. E però c'è quello là che, per carità, potremmo traslare tutto più in fondo, eh. Traslare tutti, sia questa parete che l'altra parete di uno più in là. Oh, che bello lo scoiattolino. San Valentino Rero di Cortanze, lol. E però sì, è anche carina questa cosa. Credo che intendessi così, eh. Però, boh, dimmelo, cioè, tanto commenti sempre, quindi sono sicuro che avrò delle tue risposte qui sotto molto presto. Però, commentatore video, mi ha fatto venire in mente anche un'altra cosa molto simpatica, che è il fatto che non abbiamo visto gli slab degli altri pini. Degli altri pini, degli altri legni. E vorrei provare a mettere un po' un'esposizione di slab di altri. No, non abbiamo più legno della giungla. L'ho usato tutto.
Ah no, dell'altro legno così. 1, 2, 3. E questo va qua. Poi abbiamo il pine wood. E voglio provare quello. Poi voglio provare l'aspen, che però non ho più. Dammi dell'aspen. Mi sembra tanto una betulla, ma in realtà non è una betulla. O almeno non dovrebbe essere una betulla. Dovrebbe essere un io. Oh, credo di aver capito. E questi sono quelli standard, diciamo. Mi pare di aver usato tutti i legni. 5 legni erano qua? Sì, erano 5 legni. 2, 2, 1. Quindi, allora, andiamo. Questo qua è... Cos'è che dice questo? Pine. Quindi pine è questo qua. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Questo è jungle, invece allora andiamo a metterlo nel jungle. Aia, mannaggia, mi fai passare, porca la miseria. 2, 3, 4, 5, 6. Che è anche bellino. Bisogna avere un edificio adatto, quello che ho sempre detto io. Bisogna avere un edificio adatto per il jungle wood, perché quanti ne ho? Ah no, stupido, perché... Oddio, questa è una compenetrazione che forse non ci voleva. E no, ne ho tantissimi ovviamente perché li avevo fatti là per l'edificio, stupido che sono. Stupido è chi lo stupido fa. 3, 2, 5, 1, 6, dovrebbe essere questi 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sì, tra l'altro ho un'accetta che non sto utilizzando per niente, per rimuovere questi legni. Aspen e wooden, quindi. Wooden sono qua. Ehi! Che schizzo da parti improponibili. Questo è... Il nostro slabetto ormai noto. Che non so come mai, ma secondo me ha assunto un valore diverso da quando ci sono gli altri legni. Cioè, secondo me ha assunto di importanza. E questi invece sono gli aspen. Molto molto bellini tutti. Devo pensare effettivamente alla stradina, che però non ho fatto. Cioè, non ho fatto niente riguardo alla stradina. Adesso vorrei dormire, ma non posso perché mi dirà che non è notte. Però avevamo, si era detto per il giardino magari di usare il pino. Che effettivamente è una buona idea il pino. Anzi, un'ottima idea. E tra l'altro poi dovremmo andare magari a fare qualche farm di pino. Qui il rabarbaro, sto pensando che potrei trasferirlo all'inizio, visto che i funghi non funzionano più come un tempo. E metterlo appunto là dove c'erano i funghi. Adesso credo che potrò andare effettivamente a dormire. E a dormire che è meglio. Dove? Cos'... Oddio, è successa della roba strana. Controllo intanto da quanto sto registrando perché qua mi dimentico poi. Vabbè, dai, 8 minuti, non è tantissimo. Però quindi si stava dicendo la stradina da fare. Dovrebbe essere poi una stradina che arriva fin laggiù. Quindi una cosa tipo che fa così e così. Spostiamo il rabarbaro. E forse prima conviene fare quello. E mettiamo le fence di pino intorno. Facciamo una cosa per volta, altrimenti poi ci complichiamo la vita e trullallero trullalà. Allora, no, non volevo mangiarlo, scusatemi. Ho mangiato del rabarbaro, abbiate pietà di me. Poi qui dovremmo riempire di nuovo con la terra in modo da normalizzare il tutto. Non mi ricordo che se è ancora vero che saltando sulla terra arata ritorna normale. No, forse non è mai stato vero effettivamente. No, non è mai stato vero. Questo qua esisteva in Minecraft. È così tanto tempo che non gioco molto a Minecraft e a Minecraft che inizio a perdere colpi. Allora, quindi riempiamo la terra qua giusto per non creare inondazioni di acqua. E poi scaviamo la terra così da sostituirla. Non volevo togliere quello, ok. La pala in diamante scava che è una meraviglia, anzi scava anche troppo. Mannaggia a te, appena le ho fatto i complimenti. Oh, appena le ho fatto i complimenti, già che mi delude. Pala in diamante, va che ti butto, eh. Ti butto.
Guarda, è più veloce la mia mano a piazzare che te a scavare, ma dimmi te. Qua anche era coperto, sì. Ok, ecco perché così con la fence di pino possiamo prenderci un margine un pochettino in più. Perché non volevo metterlo attaccato attaccato, volevo fare una cosa tipo un pochettino. Ma sì, a questa distanza, lasciare un buco di uno nel mezzo, così che puoi passare anche così tra i campi. Senza che sia rasente le coltivazioni. Cosa sto andando? Ah, sto andando a piantare il rabarbaro, ecco. Mi dimentico le cose, sono vecchi. Poi avevamo messo anche la cobblestone per fare la Mossy Stone, Mossy Cobblestone, non mi ricordo mai come si chiami. Ma lo scorso episodio. Scusate, siamo stati poco qui e quindi probabilmente non ha caricato un secco di niente. E tra l'altro non ho attivato il chunk loader adesso, quindi. Certo che sta diventando una foresta infinita qua dietro. Il fatto che va riattivato, cioè resettato ogni volta mi disturba non poco. Non poco. Intanto le campane suonano perché sono le 6. Quindi, allora, le rabarbaro adesso non mi serve più. Quindi rabarbaro vattene via un attimo. Quindi lanciamoci nell'impresa di fensare tutto quello con il pino. Abbiamo parecchio pino per caso? No, abbiamo. No, abbiamo. No, questo qua è 3, quindi no. Sì, abbiamo parecchio pino. Cioè, non parecchissimo, però abbastanza pino. Per quello che sono le nostre necessità. Quindi andiamo a fare. Che poi in realtà. Scusate. Anche le fence quelle. Tanto gli stecchetti sono sempre stecchetti, no? Quindi. A tenere quelli della giungla. Quelli della giungla danno gli stecchetti diversi. Non me la ricordavo questa cosa. Sì, è vero. Quindi potrei usare anche stecchetti di altra roba, volendo. Quindi convertiamo per esempio un po' di acacia. No, convertiamo un po' della giungla, che non mi piace tanto da usare adesso. In stecchetti, così usiamo gli stecchetti della giungla per fare i fence di pino. Ok, sembra non avere alcun senso, però in Minecraft funziona. Ci va un sacco di legno effettivamente, però per fare un sacco di fence, eh. E così ne ho giusto 5x4, 20, che sono pochine, eh. Sono proprio pochine 20. Mi sa che presto avremo necessità di fare la nostra bellissima farm di. No, qui dovrei farla andare di qua effettivamente, ma. Là mi interrompo un attimo perché l'illuminazione ha bisogno di colpire bene questa zona in modo che ricresca l'erba. E quindi andremo a completare dopo. Perché se non ricordo male la fence. No, non ricordo se la fence conta come blocco trasparente oppure no. Bisognerebbe fare una. No, conta come blocco trasparente probabilmente. Però non voglio rischiare, ecco, questo è quanto. E se non contasse con blocco trasparente, se ne mettessi due qua sarebbe buio, ma in realtà no, è un blocco trasparente. E quindi non dovrebbe inficiare la crescita dell'erba. Ma non voglio rischiare lo stesso, lasciamo senza niente sopra e buono così. Ora, ecco, ho già finito le fence in pratica. Ne ho convertito un altro po' di pino. Tipo in tantissime planks. Tanto non so come mai, ma oggi nella telecamera mi sembra di avere il. Nella webcam mi sembra di avere il collo un sacco lungo. Ho sempre avuto il collo così lungo. Non lo so. Non mi sono mai sentito particolarmente un collo lungo. Però, boh, vabbè. Tranquillizziamoci che va tutto bene. Va tutto bene nel migliore dei mondi. Abbiamo un lavoro bellissimo. No, devo spostarti. Traslocato qua.
No, sono indeciso se chiuderlo anche da questo lato oppure no. Oppure lasciare un po'. Oddio, il cacao in faccia. Il cacao meravigliao in your face proprio. Sì, adesso devo togliere sta roba qua che non mi serve più. Curiosità che mi è venuta in mente, non so se voi avete mai sperimentato. Due slab messi uno sopra l'altro dovrebbero trasformarsi in un blocco intero. Per caso, quindi, diventano un blocco opaco? Cioè, nel senso, due slab, uno, cioè, gli slab teoricamente dovrebbero essere trasparenti, ma due slab diventano un blocco intero, quindi è un blocco opaco, quindi per esempio se le metto sulla... Non ho più spazio nell'inventario, oddio. Se li metto sulla... un blocco di dirt con l'erba, sparisco, cioè sparisce l'erba? Oh, sarebbe interessante da scoprire come cosa effettivamente. No, un fiorellino dovrò trasbloccare anche lui, ma in realtà tanto non ho più... No, questa qua non è del tipo giusto. L'ho raccolta però quella in legno... Oh, l'ho lasciata laggiù in fondo. No, forse l'ho lasciata giù in fondo, effettivamente. No, l'avevo tolta, non c'è qua. Eccola, Pine Fence Gate. E non so dove metterla però. Potrei effettivamente metterne più di una. Altrimenti devo per forza entrare dall'inizio di qua, nell'orto. A parte che entrerò sempre da questa parte qua, nell'orto, eh. Io credo, eh. Mettere tipo il cancelletto qua. E poi cammino così e vado a raccogliere le cose di qua. E poi male che vada, adesso devo uscire o entrare e posso anche saltare la staccionata. Certo, è meno bellina come cosa, ma ci sta. Mi sa che avrò bisogno ancora di tantissimo legno di pino. Per questo me ne fa giusto 40, vero? Sì. Allora, mettiamo un po' qua, un po' qua, un po' qua e poi devo andare in là. E non secondo me vedo tutto un po' lagghicchiante. E queste cose non mi piacciono. Perché a me non piacciono le cose che lagghicchiano. Quel fiore sì, adesso lo raccolgo. Che non ho spazio nell'inventario, porca la pupazza. Forse non dovrei farcela, però per poco. Per recintare tutta questa zona qua. E comunque ne avremo già un... una piccola occhiata per poter... No, là. Per poter stabilire come appare, ecco. Viene di nuovo notte, qualcosa mi dice che il nostro orario sta terminando. E quindi tra poco chiuderò la registrazione con molta cattiveria. E quante fence ci mancano? Ce ne mancano giusto qua. Che sono poche davvero che mancano. Quindi andiamo a concludere questa zona almeno. 4x4, 16, che quindi sono... Dovrebbero essere 16 fence. E vediamo se 16 bastano. Allora, qua. Qua, qui, qua. Ok, sì, sono bastate giuste giuste. Sono bastate giuste giuste. Andiamo giusto a dormire. Ok, vediamo un po' come appare. A me piace, dà un'idea di ordine che prima non c'era.
È tutta un'altra cosa, forse c'è un po' troppo l'invasione dei fiori da questo lato. Cioè, se sei troppo spoglio questo lato rispetto a quella zona là, ma adesso che mettiamo la stradina dovrebbe normalizzarsi un po' tutto. Secondo me sì, a mettere la stradina qua cambia molto, perché qui sembra un prato enorme che delimita un altro prato enorme, tipo. E quindi forse non ci sta tantissimo bene ora come ora. Però secondo me una volta messa la stradina cambia, tutto cambia. Perché tutto dipende, da che punto guardi il mondo tutto dipende. E su questa canzone noi ci salutiamo, ci vediamo nel prossimo episodio, probabilmente sabato prossimo se riesco a registrare. Io vi invito a lasciare un mi piace, scrivervi se per caso l'aveste già fatto, a partecipare al contest se è ancora attivo. E potete vincere una chiave Steam per X3 Terran Conflict e X3 Albion Prelude, quindi una chiave, due giochi. E quindi noi ci vediamo. Buona giornata. Ciao a tutti.